In questa sede affrontiamo il problema della diagnostica, della prevenzione dei tumori mammari mediante tecniche strumentali. Questa stanza è dedicata alla mammografia. La paziente è accolta dal tecnico radiologo e viene avviata all'apparecchio che sta alle mie spalle, ove viene sottoposta alle proiezioni standard. Sono la cranio caudale, vale a dire una compressione dall'alto verso il basso, e una proiezione medio laterale obliqua in cui viene inserito anche il muscolo pettorale. La paziente subisce una compressione graduale e progressiva in modo che i tessuti molli vengano opportunamente e uniformemente disposti sul rivelatore di immagini che sono trasferite ai monitor della stazione accanto, dove è presente il medico che li può visualizzare in tempo reale. Il medico radiologo analizza ora al monitor la mammografia eseguita nella stanza adiacente. Sono rilevate innanzitutto le tipologie delle mammelle che possono essere più o meno dense e in seconda istanza tutti i segni che possono rendere ragione di un sospetto, vale a dire nodi, distorsioni e microcalcificazioni nelle loro dimensioni e nella loro distribuzione. A questo punto il paziente passa alla visita clinica, analizzando soprattutto visivamente la cute, il complesso areola-capezzolo e infine con la palpazione, rilevando eventuali differenze di consistenza mammaria, specie se localizzata in forma di nodi. L'ecografia ha una notevole importanza perché il segnale della stessa è molto diverso da quello della mammografia e può produrre immagini diagnostiche significative anche in un contesto ghiandolare molto denso che è molto difficile per la mammografia. L'ecografia quindi consente di integrare a questo punto tutti i rilievi precedentemente desunti dall'esame clinico e della mammografia. A questo punto il medico radiologo è in grado di stilare il referto e di consegnare in tempo reale alla paziente il risultato dell'esame. Se l'esame è negativo, la paziente ritorna naturalmente alle sue normali attività. Se invece l'esame è sospetto o positivo, la paziente viene inviata ad esami di secondo livello, che in linea generale consistono in prelievi con ago mediante guida ecografica o radiostereotassica o all'esecuzione di una risonanza magnetica con o senza mezzo di contrasto.